Nel video precedente vi ho mostrato come è fatto l'impianto del cantiere dove mi trovo anche oggi e vi ho fatto vedere l'impianto di riscaldamento con pannello piano e tubo di sopra. Tante volte ovviamente mi chiedono perché, quale impianto fare, perché è meglio il tubo piano, eccetera, eccetera, eccetera. E sostanzialmente la ricerca della parte più performante dell'impianto sta proprio in come distribuisci in modo corretto la parte di calore prodotto dalla centrale termica o la parte di energia in fase estiva e in fase invernale negli impianti dell'abitazione. Oggi vi mostro altri due prodotti molto particolari. Eccoli qua, sono sempre prodotti italiani dove sostanzialmente, questo è per le situazioni in cui abbiamo pochissimo spessore in cui lavorare, si configura come un pannello bugnato, ma come potete vedere sostanzialmente le nocche sono vuote. È un tipo di lavorazione, questo è un tubo da 12, ma è un tubo multistrato, non è un tubo reticolato, non è un tubo plastico, è un tubo multistrato. Questi sono impianti che poi vanno ricoperti con livellina e sostanzialmente qui in 2 cm si ottiene la massima resa e vi posso assicurare che questa tipologia di impianti non ha nulla a invidiare al pannello piano col tubo sopra, proprio perché anche se comunque il tubo si adagia su corsie di plastica, detta proprio banale, su corsie di plastica già fatte, la nocca e l'autolivellante, faccio vedere alcuni particolari, riesce ad entrare e ad estrarre calore anche, vedete che è aperto, sono aperti anche i punti dove sostanzialmente il tubo tocca nella nocca, riesce ad estrarre il massimo calore dal tubo. Ce ne sono due versioni, questo è per gli ultra ribassati, abbiamo un tubo da 12, questo invece è per gli spessori tradizionali dove il tubo è sempre un multistrato ma è un 16. Qui abbiamo un'altezza, riusciamo a coprire un'altezza di 3,5 sempre con livellina. Ovviamente sotto possiamo metterci tutte le tipologie di pannelli che servono e anche qui materiali di primissima qualità e primissima scelta che si possono adottare facilmente in qualsiasi soluzione. Il produttore di questa tipologia, c'è nulla da nascondere, eccolo qui, Enco, è belga, in realtà è distribuito da un produttore italiano e in realtà questo nasce da una persona che in Italia fa sistemi radianti da 40 anni e ha avuto questa visione, questo incrocio tra pannello con le nocche e tubo di varie dimensioni da inserire dentro. Quindi, molto semplicemente, per le ristrutturazioni col basso spessore o per ristrutturazioni anche nuovo con spessore tradizionale, abbiamo entrambe le soluzioni che sostanzialmente ti aiutano ad ottenere il massimo, veramente, ad estrarre il massimo della potenzialità, soprattutto quando a monte di tutto c'è una pompa di calore. Le puoi usare sia per il caldo che per il freddo e a dirla tutta, questo sistema in particolare, quello basso, piano, è molto importante anche per le abitazioni molto spinte, quindi energeticamente molto, molto spinte a livello di involucro, perché permette di avere una risposta termica molto veloce, quindi poco massetto, risposta immediata. Più facile da gestire le temperature all'interno delle varie stanze, anche se, come vi ho spiegato in alcuni video, la gestione delle temperature è una cosa molto delicata che sostanzialmente i termostati devono fare tramite PID, tramite curve climatiche e tramite gli algoritmi che sono all'interno, i pezzi di algoritmo che sono all'interno di Smart Solar, per farti ottenere il massimo delle prestazioni con il minor dispendio possibile di energia elettrica. Per oggi è tutto, io ti saluto dal cantiere. E se vuoi sapere come ottenere il massimo dei tuoi impianti domestici ottimizzando il budget senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Ciao, alla prossima!